Antonello, mi senti? Tutto a posto? Ciao, sono qui a Scorpacciate sul Lardo, per commentare in compagnia un'ottima tragedia che è avvenuta proprio nella notte di Capodanno e che ha dell'invero crimine. Ma partiamo subito col filmangio. Non solo Botti a mietere le vittime di quest'ultimo capodanno, lo saprebbe bene se fosse ancora vivo Johnny Boscolo, un giovane obeso americano italo-italiano che ha perso la vita a causa di un tremendo equivoco sulla manovra del nuovo governo Monti. Contemporaneamente abbiamo per certi aspetti da tirare la cinghia. Il povero Johnny ha purtroppo interpretato le parole del premier alla lettera e ha iniziato a stringere la sua cintura talmente tanto che a causa della sua obesità si è stritolato l'addome, prorompendo in una fragorosa esplosione. Io ho visto tutto col binocchio. C'era questo ciccione che si stringeva sta cinghia e a un certo punto ha fatto una botta fenomenale e le viscere sono schizzate fuori come una catapulta. Una ca? Catapulta! Ma la morte non basta più per fare ascolti e fortunatamente il destino ci ha aggiunto anche un pizzico di ribrezzo. Infatti l'interiora di Johnny, schizzando via dal suo corpo come una catapulta, sono finite sul tavolo della cucina, dove la nonna stava preparando il cenone di Capodanno. La vecchia, vedendo quella carne bella fresca, non ha esitato a impanare e friggere quei fegatelli inserendogli negli antipasti caldi. Io friggo tutto, anche le sedie, figurati se non friggeva quelle belle budella frischi. E invece proprio suo nipote si nascondeva dentro quelle budelle. Sì, ma io che ne sapevo che era mio nipote, sono disperata, mannaggia Monte, palla come mangi! L'ironia della sorte ha quindi voluto che i familiari di Johnny abbiano festeggiato l'inizio del nuovo anno banchettando allegramente con le viscere del ragazzo ed ora sono costretti a ricordarlo così. Era buono, buono. Era un ragazzo squisito. Ed ora siamo qui con la signora Boscolo che abbiamo recuperata, voleva andare via, ma per motivi di cronaca l'abbiamo trattenuta. Signora, lei è riuscita poi a digerire la morte di suo figlio? Non ce la faccio, come faccio? Vuole un amaro? Un Alka-Seltzer? Lo so. Due colpetti sulla schiena, signora? Lo so. La signora non lo sa, e allora lo chiediamo ai nostri telespettatori con le nostre grafiche. Cosa serve alla signora Boscolo per digerire suo figlio? Un amaro? Un Alka-Seltzer? O dei colpetti sulla schiena? Chiama all'845 4040. In regalo il DVD della nostra rubrica di cucina Morto e Mangiato, speciale Fegatelli all'uomo. E da Scorpacciate è tutto. A te la linea, Antonello. Buon appetito! Buon appetito!